Il cacare occhialino, che un tempo veniva cavato in località Fornace a Mazzuno, è il protagonista dell'ottava installazione artistica del percorso La memoria delle pietre, ideato dal Distretto Culturale di Valle Camonica per riportare in luce le antiche attività del territorio, collocarle nel presente e dargli un futuro. L'installazione, realizzata dagli artisti Milena Berta ed Alessandro Pedretti con la collaborazione di Beppe Morandini, Frammenti di Luna, è stata inaugurata questo sabato alla presenza dei ragazzi delle scuole di Angolo Terme che hanno seguito laboratori sul tema. Le sculture, oltre ad essere collocate in un contesto che gli permetta di dialogare con il paesaggio, sono accompagnate da un brano musicale appositamente composto, scaricabile in loco tramite QR code. Le forme geometriche emergono dal blocco grezzo. Perciò lucidate, crea proprio questa trama arabescata molto particolare. Sono due blocchi quasi a guardarsi, un po' che rispecchiano il concetto del suono della musica che hanno realizzato Alessandro e Beppe su questo dialogo tra pietra e suono. La musica è realizzata partendo dai suoni della pietra in dialogo con altri strumenti musicali. Spesso collaboriamo anche con altri musicisti per l'installazione di Angolo Terme. Io ho collaborato con Beppe Mondini, musicista e batterista della provincia di Brescia, anche lui, con il quale siamo andati nella cava di Mazzuno a recuperare vari suoni della pietra utilizzando strumenti proprio di lavorazione della pietra e andando ad esplorarne anche le caratteristiche della zona e della cava, per ricreare un ambiente sonoro originale sopra il quale ci abbiamo montato anche altri strumenti. Quello della memoria delle pietre è un progetto molto ampio, quella di Angolo è l'ottava installazione e ve ne saranno altre. Fanno parte 11 comuni di questo progetto, supportati dalla Comunità Montana e Regione Lombardia, perciò una grande rete, abbiamo potuto riscoprire dal Marmo Bianco in Alta Valle, perciò si parla di Vezza d'Oglio, di Canè, scendendo a Cevo abbiamo la Diorite, a Braone il Granito, nella parte della Concarena sempre il Calcare, Nero Venato e l'Occhiadino con i comuni di Ono San Pietro, Cerveno e Lozio, ritroviamo l'Occhiadino appunto qua ad Angolo e termineremo quest'anno il progetto con le prossime tappe a luglio, il Verde Olivo a Capo di Ponte, poi avremo in autunno Darfo con la Pietra Simona e Bienno il Porfido. Il progetto permette di scoprire la varietà geologica della Valle Camonica, un'altra delle tante ricchezze della Valle dei Segni. La Valle Camonica dal punto di vista geologico è ricchissima ed ha una serie di ambienti che difficilmente si trovano così vicini in uno spazio ristretto. Pietre che sono state utilizzate nella scultura che viene inaugurata oggi, hanno una storia geologica che racconta di mari ormai scomparsi, ma raccontano anche una storia di uomini che hanno utilizzato queste pietre non solo come pietre da costruzione, come materiale diciamo comune, ma anche come pietre che hanno un valore estetico e sono state utilizzate come elementi di opere architettoniche o artistiche di pregio.